Presidente, l'abbiamo vista in lacrime dopo la partita. Ma come non poteva essere, oggi un pubblico da 10 e lode. Per la prima volta da quando sono presidente ho visto gente applaudire dal primo minuto fino alla fine e oggi dobbiamo dire grazie a loro se abbiamo vinto questa partita, perché è una partita molto difficile, perché oggi le squadre che vengono e hanno bisogno di punti si chiudono e per segnare è molto, molto complicato, quindi dobbiamo ringraziare il nostro pubblico perché oggi veramente è stato il nostro 12° uomo e devo dire che è un pubblico meraviglioso perché non ti fa pesare mai niente e perde ed è molto educato e vince e sa anche vincere, quindi bravi a loro. Eravamo primo in classifica, giusto pensarci un po', la classifica la vediamo? Non la vediamo perché è meglio, perché già oggi ho visto una squadra che sentiva il peso della classifica. Spero che in settimana questo peso possa passare, perché adesso dobbiamo lavorare per dare tranquillità alla squadra, perché domenica ci attende una partita molto complicata, molto complicata. Speriamo di poter riuscire a fare un risultato positivo. Un commento sul gol di Scipioni, un po' il gol del destino, in rovesciata di un difensore, quindi non segnano solo i gemelli, segna un difensore e che gol. Oggi Scipione merita un mio abbraccio, perché adesso lo vado ad abbracciare, perché a prescindere dal gol ha fatto una grandissima partita, ma veramente ha dato l'anima, veramente ha dato tutto se stesso. Presidente, arriverà a fine stagione con queste sofferenze, con questa passionalità? Ma se non c'è quella ci dobbiamo stare a casa, quella è quella forza, quella spinta che ci dà, che ci trasmette tutti i giorni, perché il calcio è questo ed è bellissimo proprio per questo. Quando hai visto la palla entrare, no, non ci hai capito più nulla? Ci credevo, sono andato subito dal capitano Bucchi, perché questo gol vorrei dedicare metà a lui e metà a mio fratello. Dedico a lui perché durante la settimana ho la fortuna nello spogliatoio di cambiarmi vicino a lui e mi dà sempre tanti consigli anche a fine primo tempo, e quindi è un po' che volevo fare questo gol per dedicarglielo, quindi lo dedico un po' a lui e a mio fratello, che è la prima partita che è venuto a vedermi, ha portato anche bene. Senti, hai sentito il boato del Bonoris, non ci hai capito più niente? Sì, no, veramente è un'emozione, questo è veramente il gol più importante di tutta la mia vita. È stata veramente un'emozione indescrivibile, non si capisce più niente. Senti, poi negli spogliatoi Campidelli ha detto che sarebbe venuto ad abbracciarti, poi cosa è successo? Sì, ma presidente è entrato felice, ci siamo abbracciati, mi ha abbracciato un po' tutto, abbiamo scherzato, riso, c'è un bell'ambiente e speriamo adesso di continuare su questa strada.